trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Arrestato 32enne dalla Guardia di Finanza. Gli italiani alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. A Nuvola TV una breve guida per gli elettori giovani e veterani. All'ospedale Rizzoli recuperare la cartella diventa un incubo. L'appello al nuovo direttore generale. Ischia dedica una giornata al coniglio. Tante ricette diverse per quante sono le famiglie ischitanti. Verso la notte bianca della vendemmia. Gaetano Maschio. Due serate tra musica, tradizioni e cabaret. L'associazione Amici di Sant'Angelo dedica una serata a Pablo Neruda, Giovanni Iacono. Sant'Angelo e Neruda legati da un legame profondo. Buonasera e ben ritrovati con il TG News di Nuvola TV. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia flash di cronaca. La tenenza della Guardia di Finanza di Ischia, in località Barano di Ischia, ha tratto in arresto un 32enne in possesso di due piante di marijuana, alte 2,70 m, 50 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e due coltelli. I finanzieri, sviluppando alcune informazioni apprese durante le attività investigative, hanno concentrato l'attenzione su un'area nei pressi di un rudere a Barano di Ischia, dove all'esito di alcuni appostamenti hanno sorpreso una persona intenta ad armeggiare con alcune piante di marijuana, di cui una parte già essiccata e pronta per lo spaccio. La perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire altri 110 grammi di stupefacente, insieme a strumenti e utensili utili da taglio. L'uomo è stato arrestato e la mattina successiva processato per direttissima dall'autorità giudiziaria, che lo ha condannato a 9 mesi di reclusione. La politica. Il prossimo 25 settembre gli italiani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento, ma nonostante si stia avvicinando la data delle votazioni, molti cittadini sono ancora indecisi su chi votare. Per questo motivo abbiamo realizzato una breve guida che vi illustrerà come votare e quelli che saranno i partiti che si sono presentati alle elezioni politiche 2022. Sentiamo. Il prossimo 25 settembre tutti gli italiani sono richiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Tanti nomi si sentono vagare nell'aria, ma la maggior parte dei cittadini è ancora indecisa su chi votare, soprattutto i giovani. Questo appuntamento segna una data storica per la Repubblica, perché per la prima volta potranno votare per il Senato tutte le persone che hanno compiuto 18 anni. Queste elezioni inoltre determineranno un nuovo Parlamento ridotto, composto da soli 600 parlamentari, invece che 945. Ma come si vota? Quali sono le cose da tenere a mente per capire esattamente come esprimere la propria preferenza senza correre il rischio di annullare la scheda o vedere il proprio voto disperso? Approfondiamo tutti i dettagli in questa breve guida. Come già detto quest'anno, tutte le persone iscritte nelle liste elettorali del proprio comune con più di 18 anni potranno votare sia alla Camera che al Senato, mentre fino ad oggi il voto per il Senato era concesso solo al compimento dei 25 anni. Si può votare solo nel proprio comune di residenza, presso il seggio indicato sulla propria tessera elettorale, con numero e indirizzo. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, solo ed esclusivamente nella giornata di domenica. Per poter esercitare il proprio diritto di voto, prima di presentarsi al seggio è necessario avere con sé un documento di riconoscimento emesso dalla pubblica amministrazione con foto, come carta d'identità, patente o passaporto. Unito al documento d'identità è necessario avere con sé la propria tessera elettorale, rilasciata dal comune al compimento della maggiore età. Coloro che l'hanno smarrita, o per i veterani del voto, hanno esaurito gli spazi per i timbri che confermano l'esercizio del proprio diritto di voto, dovranno richiedere un duplicato o una nuova scheda presso l'ufficio elettorale del proprio comune. L'elettore riceverà due schede, una per l'elezione della Camera, di colore rosa, e una per l'elezione del Senato, di colore giallo. Non c'è differenza tra i modelli delle due schede. Ci sono 4 possibilità per esprimere un voto valido. La prima è di tracciare un segno sul simbolo della lista. Il voto in questo caso varrà automaticamente per il candidato al collegio uninominale collegato alla lista. È possibile barrare solo il nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione. Il voto così espresso viene ripartito tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da esse nel collegio. Se l'elettore invece traccia due segni, uno sulla casella contenente il nome del candidato del collegio uninominale e uno sulla casella dove si trova il simbolo della lista e dove sono indicati i candidati nel collegio plurinominale,
Il voto risulterà valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. Stesso discorso per chi barrerà nella stessa casella il simbolo della lista e i nomi dei candidati nel plurinominale. Anche in questo caso il voto sarà considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale. Se nell'urna il cittadino traccia un segno sulla casella di un candidato al collegio uninominale e un altro segno sul simbolo di una lista a cui tale candidato non è collegato, il voto risulterà nullo. Non è inoltre previsto il voto di preferenza. Nei collegi plurinominali i candidati vengono eletti secondo l'ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa. Si chiamano uninominali i collegi in cui si elegge un solo rappresentante, plurinominali invece quelli in cui se ne elegge più di uno. I collegi uninominali vengono assegnati con metodo maggioritario, i seggi dei plurinominali tramite il metodo proporzionale. La legge elettorale attualmente in vigore è il cosiddetto Rosatellum, un sistema misto sia maggioritario che proporzionale. Con il sistema maggioritario, che prema la formazione di coalizioni, chi ottiene un voto in più degli altri ottiene la maggioranza dei seggi in Parlamento. Con il sistema proporzionale, invece, un partito ottiene una percentuale di seggi in Parlamento sulla base dei voti presi alle elezioni. Sono 75 i contrassegni ammessi dal Viminale per partecipare a questa tornata elettorale. Con la coalizione di centrodestra troviamo i seguenti partiti: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia con Silvio Berlusconi, Noi Moderati con Maurizio Lupi. All'interno di quest'ultima coalizione troveremo anche Annalisa Iaccarino, che rappresenterà la nostra isola in questa tornata elettorale. Con il centro-sinistra invece vedremo schierati il Partito Democratico di Enrico Letta, Alleanza Verdi Sinistra Italiana con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Impegno Civico con Luigi Di Maio e Più Europa di Emma Bonino. Per il terzo polo vediamo la coalizione tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, mentre per il Movimento 5 Stelle ci sarà Giuseppe Conte. Insomma, tanti nomi, tanti programmi e tante parole. Non ci resta che dire che vincere. All'ospedale Rizzoli si continua ad attendere l'inizio reale dei lavori di ampliamento dell'ospedale e nel frattempo ci giungono insistenti segnalazioni sui notevoli ritardi con cui vengono consegnate le cartelle cliniche, soprattutto in specifici reparti. Per non parlare della mancata autorizzazione della direzione sanitaria ad effettuare piccoli interventi chirurgici. Insomma, mentre si attende ancora la presentazione del nuovo direttore generale Iervolino, a Rizzoli i cittadini continuano a subire notevoli disagi. Il servizio. L'ospedale Rizzoli di Lacquameno torna a far parlare di sé, non mancano sicuramente le belle storie e anche esempi positivi di buona sanità al tempo stesso, però sono tanti i problemi e soprattutto i disservizi. Il primo aspetto che è saltato all'occhio di tanti utenti del nosocomio lacchese è che dopo l'annuncio in pompa magna dell'inizio dei lavori per l'ampliamento, di fatto ad oggi è rimasta ancora la prima e forse unica pietra posata da D'Amore e De Luca. Non è da escludere che i lavori prendano realmente il via nel mese di ottobre e che quella inaugurazione sia stata l'ultima medaglia che D'Amore, forse anche a ragione, ha voluto mettersi in petto prima di lasciare la direzione dell'ASL Napoli 2 Nord. A proposito, l'altra notizia è che del nuovo direttore generale Mario Iervolino al momento non si è vista neanche l'ombra. Nessuna visita ufficiale sull'isola, nessun incontro con le amministrazioni e con la stampa e sembra solo alcuni incontri riservati con alcuni primari, più che altro per cominciare a comprendere le dinamiche interne di questa azienda sanitaria locale, tutt'altro che facile da gestire. A proposito di disservizi, però, quello che ci viene segnalato sembra essere abbastanza grave. Ci sono pazienti che hanno difficoltà a reperire proprie cartelle cliniche presso l'ufficio preposto anche a distanza di 4 mesi e più dal ricovero. Per la verità, secondo quanto segnalatoci da un telespettatore, non si tratterebbe di un problema diffuso, bensì di un disagio a cui vengono costretti soltanto i pazienti di uno specifico reparto guidato dal relativo primario. Un problema grave che all'ospedale confermano tutti e che è stato anche più volte segnalato, ma che tuttavia non viene seriamente affrontato dalla direzione generale con il diretto interessato. Nel concreto però le difficoltà e i disagi causati sono evidenti, soprattutto per i pazienti oncologici che hanno bisogno di ricevere le cartelle cliniche in tempi quanto
più rapidi possibili. Molti primari infatti operano in maniera efficiente, altri invece no, e questo è davvero grave. I disagi non finiscono qui perché, come giustamente ci fa notare ancora il telespettatore, sull'ospedale Rizzoli continua a pesare l'assenza di un CUP per le prenotazioni e, altra mancanza di non poco conto, con il personale ridotto ai minimi termini, la direzione sanitaria non intende autorizzare al reparto di chirurgia piccoli interventi come nei, cisti e similari. Il paradosso è che se scarseggia il personale medico e paramedico, abbonda quello amministrativo, sempre nello stesso ospedale. Insomma, apparentemente piccole cose che però creano disagi enormi e che comunque non dovrebbero esistere in un ospedale come il Rizzoli e forse in nessun ospedale d'Italia. La speranza è che il nuovo direttore generale, Mario Iervolino, possa mettere mano seriamente all'organizzazione del Rizzoli, riuscendo a valorizzare l'ospedale come merita, possibilmente non in tempi biblici. Apriamo la pagina dedicata all'attualità. Da qualche giorno è iniziato ad andare per cantine, il consueto appuntamento dell'autunno isolano. L'edizione di quest'anno è stata arricchita dalla nascita del Coniglio Day, un'intera giornata dedicata alla degustazione del famoso coniglio all'ischitana e delle altre ricette a base di coniglio, di prodotti stagionali del territorio, frutto delle esperienze e della creatività degli chef di ristoranti e cantine che si sono cimentati in una vera e propria gara di sapori e di prelibatezze. Durante la giornata abbiamo raccolto le voci dei protagonisti del Coniglio Day. Sentiamo. Vito Verde, cantine Pietratorcia. Oggi per la prima volta si celebra il Coniglio Day, questa iniziativa della Proloco Panza che ha visto l'adesione di tante attività, compresa la vostra. Come sta andando, ma soprattutto che cosa rappresenta per l'Isola d'Ischia il coniglio? Vabbè, il coniglio rappresenta per l'Isola d'Ischia, secondo me, il principe dei piatti di quest'isola. A Ischia, nonostante sia un'isola, quindi circondata dal mare, La gente ischitana sono sempre stati contadini e il piatto della tradizione è sempre stato il coniglio, in primis il coniglio, che si cucina o nel tegame di rame o nel coccio. Ogni famiglia alla fine ha la sua ricetta. Le ricette sono, alcune sono più famose, alcune sono state codificate, quindi scritte, ma non sarebbe eccessivo sostenere che la ricetta del coniglio ischitana è presente una in ogni famiglia dell'isola, quantomeno in ogni ceppo familiare. Andiamo dal coniglio fatto con il concentrato di pomodoro, al nostro che è fatto solo con i pomodorini del pendolo, pochi, quindi quasi bianco, qualcuno lo fa solo bianco, chi mette la testa d'aglio intera, chi invece la cipolla. Però fondamentalmente è l'amore col quale si cucina, perché veramente rappresenta il piatto della tradizione, il piatto che univa le famiglie nei giorni di festa intorno alla tavola. Ci sono tanti turisti che hanno aderito a questa iniziativa e che stanno partecipando poi ad andare per cantine. Voi siete tra coloro i quali da sempre partecipano attivamente perché credono effettivamente in questo turismo che in questo periodo dell'anno sta crescendo sempre di più. Allora, al di là del turismo, io credo che aderire alle iniziative sul territorio è sempre importante. È un'iniziativa che comunque nella quale si parla della tradizione ischitana. La vera tradizione ischitana sono le cantine. Ischia fino agli anni 60 produceva la metà del vino prodotto in Campania. Praticamente non c'era un fazzoletto di terra dove non ci fossero piantate le viti. I vigneti, io già ricordo che quando venivo qui da bambino, da qui a San Nicola sopra le Pomere era solo vigna, non c'era altro. Poi negli anni 60, nonostante che fossimo stati la prima DOC, anzi la seconda dopo la Vernaccia di San Gimignano, in Italia, inizia l'abbandono delle vigne e siamo scesi da 2500 e oltre ettari di vigna, forse a 200 attuali. Questo depauperando un territorio che aveva una grande tradizione e che io ritengo debba tornare a crescere in questo settore. E quindi le cantine debbono tornare a essere uno dei simboli di quest'isola. Oggi il Coniglio Day, ai Tironi come si prepara il coniglio? Qual è la ricetta? La ricetta è la soffriggere il coniglio, poi aggiungere i pomodorini, l'olio e le erbe, la cosa più importante, il timo. Quelle che fanno la differenza, qual è l'erba che voi usate? La paperna, fa la differenza. La pennetta ovviamente è pronta,
e quindi tra poco sarà servita, come dicevamo, è il Coniglio Day che si celebra per la prima volta, organizzato ovviamente dalla Proloco Panza nell'ambito di andar per cantine, andar per sentieri, e quindi ci sarà questa prima degustazione delle pennette al sugo di coniglio e ovviamente del coniglio all'ischitano. Questa pennetta al sugo di coniglio è ottima e inaspettata, quindi ancora migliore. Signora, com'è questa pennetta al sugo di coniglio? Lo sa, oggi è il Coniglio Day, quindi oggi si celebra questa giornata che per la prima volta viene celebrata a Ischia. La trovo ottima, ha dei sapori molto freschi e con questo pomodorino e questa erbetta che mi ha detto che si chiamava... Piperna. Piperna, stupendo. Cotta al punto giusto la pasta, perché niente da dire, veramente... E il coniglio che veramente non si, un sapore antico quasi e moderno. Non so trovare le parole perché è veramente eccezionale, preferisco mangiarla. Il prossimo weekend a Forio sarà caratterizzato da due appuntamenti da non perdere, organizzati dal Comune. Si partirà venerdì 23 settembre alle ore 21 in Piazza Municipio con l'atteso ritorno della US Naval Forces Europe and Africa Band, gruppo flagship. Sabato 24 settembre, invece, dopo il successo degli scorsi anni, tornerà a Panza la terza edizione della Notte Bianca della Vendemmia, ideata dal sindaco Del Deo e coordinata artisticamente da Gaetano Maschio. La manifestazione renderà omaggio alle tradizioni più belle della nostra terra attraverso scene di vita contadina che riporteranno gli spettatori nell'atmosfera tipica di un tempo. Ai nostri microfoni è intervenuto il coordinatore artistico Gaetano Maschio. L'intervista. Un weekend interessantissimo a Forio tra musica internazionale, tradizione e cabaret. Venerdì ci sarà il primo appuntamento in Piazza Municipio a Forio con la US Naval Force Europe and Africa Band, gruppo flagship, grazie alla particolare collaborazione di Giovanni Schiano. Torna questa band sul territorio foriano e avremo modo di divertirci in Piazza Municipio, naturalmente evento organizzato dal Comune di Forio. E sabato sera la grande Notte Bianca della Vendemmia. Ricordiamo le due passate, il successo delle due passate edizioni a Panza. Notte Bianca della Vendemmia ideata proprio dal sindaco di Forio, da Francesco Del Deo, che già dal suo primo insediamento volle la Notte Bianca a Forio, e poi la Notte Bianca della Vendemmia è venuta avanti nel territorio di Panza per dare e rendere omaggio alla nostra terra. Quindi Notte Bianca della Vendemmia che partirà alle 19 con un percorso di tradizioni, antichi mestieri, scene di vita contadina e di vendemmia, personaggi del passato ed enogastronomia. Grazie alla benedizione di tante associazioni del territorio di Forio, l'associazione Actus Tragicus, Fantasy Napoli, la folcloristica Monterone, i Cavalieri dell'Isola Verde, l'associazione Max, la parrocchia di San Leonardo e la Proloco Panza sezione teatro. Ci sarà poi la sfilata della banda Aurora Città di Panza, dopodiché il secondo concerto della US Naval Force Europe and Africa Band, gruppo flagship, che si ripresenterà a Panza sabato sera. Gran finale con il cabaret, la grande comicità di Uccio De Santis in Vi racconto il mio Mudù, lo spettacolo che sta spopolando in tutta Italia. Chi non conosce Uccio De Santis? Ne abbiamo sempre visto le scenette di Mudù sul web, sempre travolgente, sempre simpaticissimo, e naturalmente anche l'anno scorso nelle serate di Rai 2. La sua prima
prima volta ad Ischia in uno spettacolo di piazza, lo aspettiamo veramente con grande gioia, quindi sarà una chiusura all'insegna delle risate e del grande divertimento. Naturalmente l'invito anche da parte del sindaco del Deo, dell'intera amministrazione e di tutti gli organizzatori è ad essere presenti, quindi popoliamo le nostre piazze, Piazza Municipio venerdì e Panza sabato sera, portando anche i bambini, ecco, facciamo vivere ai bambini, c'è un'immagine della notte della vendemmia con un bimbo che viene portato su un carretto con l'uva, quella è l'immagine più emblematica e poi i personaggi davanti alla chiesa ci ricorderanno i personaggi della panza del recente passato, un modo per vivere insieme, per sentirci ancora una volta tutti quanti insieme, avevamo tentato l'anno scorso, non ci fu possibile, nella terza edizione torna con la notte bianca della vendemmia il grande omaggio alla nostra terra. Venerdì e sabato vi aspettiamo numerosissimi. Il 28 settembre ritorna la serata dedicata a Pablo Neruda, organizzata dall'Associazione Amici di Sant'Angelo, evento nato nel 2004 in occasione del centenario della nascita del poeta premio Nobel. Di questa importante serata, inserita all'interno del programma dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo, ce ne ha parlato Giovanni Iacono. Pablo Neruda dedicò all'isola di Ischia tante poesie. Qui a Sant'Angelo Neruda imparò a nuotare ed insieme ad altri artisti fece amicizia con i pescatori del posto. Una permanenza breve ma intensa. Queste le parole di Iacono. Sentiamo. Allora, l'evento ritorna dopo altri due svolti in precedenza. Il primo nel 2004, in concomitanza del centenario della nascita del poeta premio Nobel, dove l'associazione insieme all'ambasciata del Cile a Roma che intervenne, scoprimmo una targa e pubblicammo una poesia che Pablo Neruda scrisse a Sant'Angelo nel giugno del 1952, durante la sua presenza a Sant'Angelo d'Ischia. Questo evento di quest'anno vuole riprendere quell'avvenimento e vuole presentare altre novità che sono state scoperte in questi ultimi anni, e cioè che la presenza di Pablo Neruda non è stata solamente una presenza turistica, ma di lavoro. Infatti si è stato scoperto che addirittura ha scritto altre poesie, oltre a quella lì che scoprimmo nel 2004, L'uomo invisibile. E quindi questo lo diremo nella seduta del 28 con la pubblicazione di un libro nuovo sulla presenza di Pablo Neruda nel Golfo di Napoli e sull'isola di Ischia. Nello specifico, ecco, sarà una serata comunque che va ad inserirsi anche nel programma della festa di San Michele, quindi la cultura che si incrocia con la storia e ovviamente anche con l'intrattenimento per i tanti turisti che scelgono Ischia. Infatti noi abbiamo voluto abbinare questa festa insieme a tutta la festa di San Michele, perché? Culturalmente perché noi faremo intervenire in quella serata del 28 alle ore 21 un quartetto che presenterà musica latinoamericana che si chiama Avenida America, e successivamente il giorno dopo altri momenti musicali molto importanti nell'ambito della festa di San Michele. Abbiamo voluto abbinare il tutto in questa serie di giorni, di giornate sant'angiolesi che vogliono essere, diciamo, dedicate al poeta e quindi alla cultura, immaginando anche che nel tempo si potrà ripetere successivamente questo evento culturale. È molto interessante, sarebbe molto interessante. Secondo te, ecco, perché Sant'Angelo è stata così importante per questo autore? Allora, l'autore scoprì Sant'Angelo quando stava a Capri. Arrivò la primavera e l'isola di Capri era molto frequentata dai turisti. Lui ritenne di dover lasciare l'isola perché arrivavano troppe persone e fu indirizzato a Ischia Porto. Ma lui scoprì Sant'Angelo e volle rimanere a Sant'Angelo, dove insegnò addirittura, lui imparò anche a nuotare, c'è scritto in alcuni libri. Infatti la moglie insegnò a lui a nuotare in questa parte della spiaggia di Sant'Angelo insieme al suo cagnolino Neon, se ci ricordiamo bene.
E fu un evento molto interessante. Come l'abbiamo scoperto? Attraverso delle ricerche dove alcuni, diciamo così, nerudiani sono arrivati a Sant'Angelo e hanno voluto capire di più. Infatti hanno addirittura scoperto che lui ha abitato al centro del paese, e dove la mattina, insieme ai altri, diciamo così, pescatori del posto, si avvicinava a loro e addirittura con altri artisti del momento, pittori, artisti, faceva amicizia. E quindi è stata una permanenza, anche se breve, molto intensa e culturalmente, del poeta nel nostro borgo di pescatori, una volta, adesso centro turistico internazionale. Prima di salutarci, diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il tempo sull'Italia continua a mantenersi piuttosto stabile, salvo qualche disturbo ancora possibile sull'estremo sud. Ma attenzione, perché poi a fine giornata si avvicinerà una perturbazione atlantica che poi in vista del weekend porterà un netto peggioramento, soprattutto al centro-nord. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità, che vede un'Italia sgombra da nuvole, qualche addensamento all'estremo sud proprio sulla Sicilia orientale, mentre vedete questo ammasso nuvoloso che è la perturbazione atlantica di cui vi parlavo, che poi tenderà ad avvicinarsi al nostro paese. Più nel dettaglio anche del focus delle precipitazioni, qualche disturbo sulle isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia orientale, a tratti anche sulle coste pugliesi, mentre la perturbazione di cui parlavo si raggiungerà rapidamente poi nel corso della notte e nella giornata di sabato le regioni del nord Italia. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta sul nostro paese nel corso di venerdì: sole protagonista al centro nord, anche su buona parte del sud, mentre sulla Sicilia più orientale ci sarà l'occasione per qualche pioggia, così come a tratti sulle coste pugliesi. Temperature piuttosto gradevoli di giorno, ma valori sempre frizzanti al mattino. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Per questa sera è tutto, il TG News ritorna domani alle 20:30. Grazie per averci seguito e buona serata.